Esulta il PD abruzzese e lo fa sapere. Alla luce dei dati delle elezioni che hanno visto riconfermato chi già c'era e eletto chi si presentava contro formazioni di centrodestra e Movimento 5 Stelle, e allora qualche sassolino dalla scarpa se lo levano anche i rappresentanti del governo D'Alfonso, che dicono il centrodestra è stato sconfitto di misura e il Movimento 5 Stelle ha dimostrato difficoltà di radicamento in tutti i comuni d'Abruzzo. Il segretario provinciale, Chiara Zappalorto, poi dichiara il PD primo partito della provincia di Chieti. In realtà ce l'aspettavamo perché abbiamo messo in campo quel giusto mix di esperienza, di rinnovamento, tanto radicamento, e i risultati ci hanno premiato, premiando anche non solo i sindaci ma anche nelle liste tantissimi giovani, tantissime donne. Per la prima volta ad esempio avremo 3 donne vice sindaco in 3 comuni, quindi sono dei risultati incredibili di cui siamo orgogliosi. Pensando un po' a quelli che sono anche gli attriti interni, a Sulmona Gerosolimo vince con la sua candidata e dice il vero nemico dei Democrat sono loro stessi. A volte è così. Io personalmente, non avendo seguito anche le vicende diciamo oltre la mia provincia, non voglio esprimere un parere anche sulle vicende di Sulmona. So che a volte il Partito Democratico si diverte a farsi del male, però è anche vero che lì dove c'è il confronto vero, il confronto vivo, come accade ad esempio nella nostra provincia, nonostante ci siano differenze di vedute, alla fine la sintesi è poi quella che porta al risultato e alla vittoria incredibile che abbiamo avuto. Francavilla era a rischio, un anno fa era a rischio, era in forse la ricandidatura e l'appoggio del PD a Luciani. E poi che è successo? È successo quello che appunto ti dicevo poc'anzi. Ci siamo messi a tavolino, abbiamo ragionato tutti quanti insieme, ci siamo confrontati anche in maniera aspra e alla fine il risultato del Partito Democratico è stato quello che avete visto e sotto gli occhi di tutti. E oggi c'è una compagine governativa insieme ad Antonio, che è un sindaco straordinario, fatto di tanti giovani, di tanto rinnovamento, che guarda al futuro in maniera serena.